Dia duvita a tutti, come vedete in questo ultimo periodo sto girando un po' di video nuovi, spero che chi mi ha taggato in altri video da tanto tempo non se la prenda troppo. Perché ho fatto questa premessa? Perché questo video è un collab tag, cioè video tag e collaborazione nello stesso tempo. Io sono stato taggato da Cirofoc, di cui vi lascio il canale nell'info box, perché questo ragazzo ha bisogno di crescere, quindi ci conto. E mentre invece la collaborazione è con una ragazza carinissima che si chiama Denise Caselli, quindi mi raccomando, passate anche da Denise. Gliel'ho chiesta io. Perché siccome lei è una ragazza innamorata, io fortunatamente qualche volta lo sono stato, abbiamo scelto insieme questo video tag, lei era entusiasta e quindi eccoci qui. Non mi perdo, non mi perdo troppo in ciance e vai con le domande. Cos'è per te l'amore? È difficile parlarne senza risultare banali. Come nei film soap opera e quant'altro. L'amore è qualcosa di talmente grande, per me talmente ampio, che non si può contenere, non si può definire. Infatti io ho delle opinioni molto particolari che probabilmente verranno fuori nelle prossime domande. Quello che dà l'amore a me è, come dire, un senso di utilità, di completezza, di dire allora servo anch'io. È ciò che mi fa sentire utile, che mi fa stringere i denti, che mi fa dire che forse vale la pena tenere duro e di aspettare. Credi nel colpo di fulmine? Allora, come tanti che hanno fatto questo video tag, non ho capito bene se per colpo di fulmine intendiamo prendersi una cotta per una persona appena conosciuta, sì. Altrimenti, se si parla di una cosa proprio importante, destinata o quantomeno il cui nostro desiderio è che duri nel tempo, in quel caso no. Quindi è una cosa un po' fumosa che non ho ben capito. Credi nei rapporti a distanza? Allora, che possano funzionare? Sì. Se per credere invece intendiamo credi per te stesso, a me fanno soffrire tantissimo. Ma perché? Non perché io sia così malpensante da dire ah, sicuramente tra poco sarà un cermo, ma semplicemente per il fatto che proprio nel momento in cui io amo una persona, mi fido di una persona, voglio quella persona accanto a me, ho bisogno di averla accanto, ma non per controllarla come fanno purtroppo ancora tante persone, semplicemente per toccarla. Cioè io sono una persona sedata proprio di contatto fisico, che non vuol dire necessariamente sesso, è compreso anche il sesso, però per me contatto fisico è anche avere qualcuno che arrivi e ti abbracci da dietro così senza un motivo particolare. Quindi sì, ci credo, però per me preferirei di no. L'amore eterno esiste? Sì. L'amore eterno esiste, secondo me. Credo che ce ne sia uno per ognuno di noi. Non credo di averlo trovato, anche se dicendo questo ho già risposto a un'altra domanda. Però ci credo, sì. Può esistere, secondo me, se accettiamo il fatto che comunque la vita cambia, le persone cambiano, se si mette avanti questo presupposto, secondo me l'amore eterno può esistere. Sei attualmente fidanzato? La risposta purtroppo è no. Qual è stata la tua storia più corta? Allora, diciamo che storie in totale non ne ho avute tantissime.
se si considerano sia le storie, le poche storie importanti, sia quelle che sono durate talmente poco e non so come chiamarle, la mia storia più corta in questo senso è durata la bellezza di 2 settimane. E non sono stato lasciato e non ho lasciato io, semplicemente la persona è sparita, volatilizzata. E tipo schiocco di vita, fai così e dopo non esiste più. Mentre invece, qual è stata la tua storia più lunga? La mia storia più lunga ha superato abbondantemente i 3 anni. Qual è stata la pazzia più grande che hai fatto per amore? Oddio ragazzi, io cose troppo pazze non credo di aver avuto bisogno di farle. Nel senso, se capitasse le farei. Però non ho avuto bisogno di farle in maniera importante. Che ne so io. Insomma, se posso classificare una cosa un po' pazza che ho fatto quando, insomma, una delle poche volte in cui ero fidanzato, posso dirvi di aver preso un treno non attrezzato per andare a trovare l'uomo con cui stavo, perché non ce la facevo più a stare A, lontano da lui, e B, in una casa dello studente dove non vedevo nessuno. Quindi, se possiamo considerare pazzia questa, insomma, alla fine si tratta di un treno. Un pregio che il tuo lui deve assolutamente avere. Un pregio che il mio lui deve assolutamente avere, che deve essere un diabetico di prima categoria. Cioè, io non potrei mai stare con una persona fredda. Potrei mai stare con una persona che dica ma io non sono uno che abbraccia tanto, non sono uno che dà tanti bacini, tante coccoline, via, ciò, fuori. Io ho bisogno di zucchero. Quindi questa è una cosa che mi serve assolutamente. Mentre invece un difetto è il tuo lui non deve assolutamente avere la mancanza di fiducia. Cioè, se non ti fidi di me, se mi devi controllare a vista, se insomma mi devi stare col fiato sul collo, via, sto benissimo single, cioè non bisogna annullarsi mai per un'altra persona, semmai completarsi quando si è, secondo me. Quindi via, se non ti fidi di me, fuori dai piedi. Hai mai tradito? Ecco, e qui voglio proprio essere sincero fino all'osso, prendermi tutte le critiche possibili. La risposta è sì. E all'interno di questo tradimento io ho capito una cosa. Ho capito la cosa che voi, credo che nessuno di voi sappia, forse uno, e lo sto per dire in un video. Ho capito una cosa, e cioè che l'amore monogamico non è il tipo di filosofia di vita che fa per me. L'ho detto, non sono una persona che riesce a tenersi le cose per se stesso. Io mi ritengo in grado di poter avere una storia seria solo nel momento in cui trovo una persona che come me abbraccia la filosofia del poliamore, o in alternativa la cosiddetta coppia aperta, che non è la stessa cosa. Perché il poliamore, che è quello che preferisco maggiormente, prevede la possibilità di un compagno primario, naturalmente, che è quello che è la prima persona di cui ti innamori, sostanzialmente la prima proprio in ordine cronologico. Il compagno primario che tu trovi, se hai la fortuna di trovarlo, è una persona che come te si offre la possibilità o di innamorarsi a sua volta di altre persone che condividerà con te, oppure dà a se stesso, come anche a te, la possibilità di avere anche relazioni sessuali, che è l'unico punto in comune con la cosiddetta relazione aperta. Nella relazione aperta invece non
non ci sono due, ci sono più partner fissi, cioè c'è un unico partner fisso che si può ricondurre alla la figura del compagno primario, e questo partner fisso dà a te e a sua volta la possibilità di avere altre storie. So che potrei essere giudicato per questa filosofia di vita, ne sono consapevole, però mi sono nascosto per troppi anni solo per quello che riguarda l'omosessualità e non ho intenzione di farlo più. Di conseguenza prenderò tutte le critiche che ne potrebbero conseguire e mi permetterò di rispondere in maniera sentita solo se si sconfina il sottile muro del rispetto. Quindi, detto in due parole, sì, ho tradito perché non mi trovavo in una concezione monogamica e chiusa della relazione e ho fatto l'errore di tradire. Se scoprissi un tradimento, perdoneresti? Allora dipende, nel senso che ho appena detto, no, di essere poliamoroso. Anche il poliamore ha le sue regole, se diciamo così. Il poliamore viene a cadere nel momento in cui, come tutte le relazioni, una persona non rispetta gli accordi presi, perché la caratteristica principale del poliamore è la trasparenza. Non è che se te, persona X, decidi di stare con me, che sono poliamoroso, hai una relazione e non me lo dici, perché allora quello non è più poliamore, è tradimento. In quel caso io non lo perdonerei. Però è anche vero che, non essendomi mai trovato io davanti ad una persona che mi tradisce palesemente, non posso nemmeno dire che non lo perdonerò mai, perché mi ci dovrei trovare. Quindi non è mia abitudine parlare di situazioni che non conosco, né tantomeno giudicarle. Se e quando mi ci troverò, speriamo di no, saprò rispondere in maniera più esauriente di così. Hai lasciato o sei stato lasciato? Devo dire che in realtà ho veramente lasciato io, per mia sola ed unica decisione, una volta. Tutte le altre volte chi è sparito e chi in qualche modo mi ha sempre lasciato. Sei mai stato nella friendzone? Nel frattempo è partito lo screensaver. Se sono mai stato nella friendzone, forse in maniera proprio importante dall'aver sofferto come una bestia, no. Nel senso, mi è piaciuto qualche ragazzo fidanzato qualche volta, però sinceramente non ricordo di esserci stato così male. Invece devo dire che mi è capitato purtroppo di dover mettere una persona nella friendzone una volta, e mi sono sentito un po' una cacca perché insomma sembrava davvero interessata. Il problema è che sapete quando non scatta nulla, magari anche una bella persona, magari ti ci trovi anche bene a chiacchierare, a parlare, però nello stesso tempo hai anche paura di dire una parola sbagliata, che questa persona si illuda e invece non sei innamorato di lei. È brutto mettere una persona alla friendzone, mentre io per ora in maniera importante non ci sono mai stato. Quante volte sei stato innamorato? Allora, per me tutte le volte che mi fidanzavo con qualcuno ero innamorato io, però preferisco ricordare con più piacere le volte che ero anche ricambiato. Le volte che ero ricambiato sono state tre, tra cui anche l'ultima. Sono state tre nella mia vita, diciamo da 19 a ora. Per te è più importante l'amore o l'amicizia? È un po' difficile, nel senso che comunque gli amici non arriveranno mai a darti quello che ti darà una persona che ti ama,
però non posso nemmeno dimenticare i momenti in cui comunque è stata l'amicizia ad asciugare tante lacrime, a confortare tante pene, non l'amore. Quindi non so, forse più l'amicizia, però all'interno, sicuramente ci sta all'interno di una vita dove prima o poi arrivi anche l'amore. Sicuramente non starei mai con un ragazzo che volesse lasciarmi senza amici, con un ragazzo o con un uomo che volesse lasciarmi senza amici, questo potete giurarci. Quanto è importante il sesso in amore? Precisiamo una cosa, negli ultimi anni fortunatamente stanno uscendo allo scoperto finalmente alcune persone che non sentono proprio il bisogno del sesso. Non tutti ne parlano, però esistono e si chiamano semplicemente asessuali, da non confondere con asessuati, che è un'altra cosa. Sicuramente io personalmente, per come sono fatto io, non potrei stare con una persona asessuale, però nello stesso tempo non potrei stare nemmeno con una persona che basa tutta la sua relazione con me sul sesso. Quindi in sostanza ci vuole, però sono dell'idea che nel momento in cui o io o l'altra persona magari non è più in grado di dare quello che dava prima, i modi ci sono e non penso di essere io a doverli dire, perché se si ama si trovano. Fosse anche soltanto per l'età, se per esempio si sta tanti anni con una persona e poi questa persona più grande dopo un po' non ha più voglia, secondo me i modi si trovano e sono tanti. Hai mai sofferto per amore? Come ho detto prima, seriamente 3 volte, e nessuna di queste 3 volte era la storia di 2 settimane, senz'altro. Mi ha soltanto dato fastidio perché stavo per non passare un esame, visto che questa persona si era offerta, però non posso dire di aver sofferto. Ho sofferto altre 3 volte che nulla hanno a che vedere con questa persona. C'è qualcosa che vorresti dire ad uno dei tuoi ex? Sì, ci hai perso solo te. In realtà posso dirlo praticamente alla maggior parte delle persone che hanno avuto con me, che hanno avuto a che fare con me, tranne alcuni con cui ci sentiamo ancora con piacere. Per gli altri ci avete perso solo voi. Ultima domanda del tag. Tagga 3 persone. Denise sta collaborando con me, quindi no. Ciro l'ha fatto, quindi no. Chi posso taggare? Allora, spero che vi possiate accontentare della mia umile vocina per il tag delle 3 persone. Poi davvero finiremo questo tag dello stento, che l'avviso il tag dello stento. Io taggo, come state vedendo in sovraimpressione, Corinne Live, Landra e Isabel Fortress. Lascerò anche i link dei loro canali in descrizione, così che possiate intanto andare a dare loro un'occhiata, e speriamo che accetteranno. Ciao a tutti, vi abbraccio. A questo punto non metto la sigla perché sennò viene un video infinito.